Un sopralluogo che ha avuto il suo centro nella sede del Comitato Popolare, che da anni porta avanti la battaglia per una migliore qualità di vita all'interno del quartiere Scampia. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, accompagnato dall'assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli, Enrico Panini, ha visitato la Vela Gialla di Scampia, intrattenendosi proprio con i membri del comitato, i quali gli hanno fatto percorrere gli ormai tristi viali delle strutture nati nel progetto originario, come luoghi atti a ricreare l'atmosfera dei vicoli cittadini, ma trasformatisi in simbolo di degrado. Fa piacere che il ministro è venuto a vedere con i suoi occhi il lavoro che stiamo affrontando, che stiamo portando avanti da circa 30 anni alle vele, e in più il piano di fattibilità che oggi sta cominciando a portare i suoi frutti rispetto al 2004 che l'abbiamo presentato al vaglio del governo. Oggi sono stati stanziati 18 milioni di euro del piano di periferia per abbattere questi obbrobri, perché l'obiettivo del comitato storicamente è sempre abbattere questi mostri di cemento, non solo perché l'abbiamo sempre diciamo, dichiarato inabitabili, ma perché hanno rappresentato veramente, diciamo, il male. Non solo di Scampia, ma di Napoli e forse del mondo. Pochi gli abitanti rimasti, presenti dal post-terremoto dell'Irpinia, mentre si sono già compiute le prime assegnazioni nei mesi scorsi delle nuove abitazioni. I costituenti dicevano che per essere liberi bisogna avere due cose, per godere del libero arbitrio, una casa e un lavoro. Noi intanto affrontiamo il problema della casa con l'urgenza che si deve. Io non sono qui in visita di solidarietà. Sono a verificare che le cose vadano con il Comune di Napoli con l'urgenza che è stata impressa dall'amministrazione comunale facendo un ottimo lavoro. Noi ci abbiamo messo i nostri fondi. La questione del lavoro non dico che verrà successivamente, dico che è ugualmente importante, c'è bisogno che riprenda l'economia italiana e c'è bisogno anche che alcuni provvedimenti del governo abbiano l'incidenza che aspettiamo anche su alcune città dove la densità e la pressione abitativa e dove la disoccupazione giovanile sono più alte.